Quando tutti hanno trovato, possono confermare con un gloria a Dio. Alleluia. Isaia capitolo 61 versetto 1 e 2 dice la parola del Signore, che la leggiamo nel nome del Padre, del Figlio e con l'autorità del suo Santo Spirito. Leggiamo di una forma alternata, amen. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, tutti insieme, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti. Amen. Potete accomodarti, amen. Gloria sia al Signore. Il libro di Isaia fu scritto più o meno 700 anni prima di che arrivasse Cristo sulla terra. Sapevate, vero? Nel libro di Isaia già c'era scritto quello che andava a succedere più in là. Sì o no? Chi ha letto la Bibbia lo sa. Il proposito di Dio per inviare a suo figlio Gesù, qual è stato? Qua in terra. Fu perché io e te fossimo restaurati. Amen. Con nostra amicizia amorevole con nostro Dio. Questo è stato il proposito di Dio di inviare a suo figlio Gesù. Perché? Perché dall'inizio della creazione che ha iniziato Adamo e Eva, cosa è successo? Si è distrutto tutto, vero? Per il peccato che ci separava di Dio. Amen. E il Signore, il nostro Dio, con questo proposito ha inviato a chi? Al nostro Signore Gesù. A esse è nato qua in terra 100% uomo e 100% Dio. Perciò non è vero quando qualcuno dice: ah, Gesù ha sopportato la tentazione perché era, tanto era Gesù, però noi invece non siamo Gesù. Non è vero. Gesù è venuto qua 100% uomo. El stesso desiderio che tu hai come io, lo stesso, igualito, identico, ha avuto lui. Ha stato tradito, cosa altro è stato? Ferito, calunniato, no, ha fatto di tutto. Perciò quando tu stai attraversando con qualunque cosa, Gesù ti capisce. Amen. Perché lui è stato qua su questa terra, lui sa il dolore del tradimento, lui sa il dolore quando qualcuno ti calunnia, lui sa tutto. Amen. Lui sa tutto. Perciò non possiamo dire: Gesù, tanto lui ha superato quella tentazione perché era Gesù. Era uomo anche lui. Amen. E tanto è stato la troppa confidenza di Satana che l'ha venuto a tentare quando lui stava in digiuno. Che l'ha detto: ah, se sei il vero Dio, il figlio di Dio, fa che queste pietre si convertano in pane. Però Gesù era uomo, anche lui aveva sete, aveva fame come te e io, però lui no se ha lasciato trascinare di tutte queste cose. E vuol dire che anche tu e io possiamo farlo. Amen. E lui ha detto che se ne andava e ci lasciava così abbandonati. No, lui se ne è andato e ci ha lasciato il Consolatore. L'Spirito Santo soltanto abbiamo quelli che siamo diventati figli di Dio. Non tutti hanno l'Spirito Santo come un aiuto. E questo è buono, amen, che non siamo da soli, abbiamo l'Spirito Santo che ci accompagna ogni giorno della nostra vita e nella nostra quotidianità. Gesù, venuto in qua in terra, quando è stato ucciso, quando l'hanno crocifisso sulla croce, sapete che è stato il più grande evento mai accaduto nella storia? Non c'è nessun altro evento che può superare quello che ha fatto Gesù. Il più grande evento mai accaduto nella storia è la resurrezione di Gesù Cristo. Senza questa verità
la nostra fede non ha ragione. Sì o no? Vediamo cosa ci dice in Efesini capitolo 2, Efesini capitolo 2, versetto 4. Amen. Efesini capitolo 2, versetto 4. Dice la sua parola. Leggeremo del 4 fino all'8. Amen. Gloria sia al Signore. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con lui ci ha amati. Anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati. Alleluia. Seguente versetto. E ci ha resuscitati con lui, e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Infatti, per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Chi diceva queste cose? Paolo, amen. Che dice che ciò non viene da noi, è un dono di Dio. È un dono, fratello, è un dono per te e per me. Gloria sia al Signore. Gesù Cristo, con la sua nuova, con la sua vita di obbedienza e la sua morte per amore, ha offerto a Dio l'unico sacrificio che può veramente espiare il peccato. Quella che ha successo sulla croce ci apre le porte per tornare al nostro giusto rapporto con Dio. Amen. Qualcosa che nessun altro sacrificio potrebbe e non può fare, soltanto il sacrificio di Gesù, che ha dato la sua vita per te e per me. E Gesù Cristo è rimasto in una croce lì esteso? No. Perciò noi come credenti, noi si portiamo appeso a noi o abbiamo una croce vuota. Quando ti dicono: perché hai la croce vuota? Perché mio Gesù non è rimasto appeso su una croce. Mio Gesù è risorto e è vivo. Amen. Gloria sia al Signore. Amen. Gloria sia al Signore. Vediamo che il Signore, all'inviare a suo figlio che qua in terra, fu perché io e lei fossimo restaurati nella nostra amicizia amorevole con Dio. Vediamo che quello che abbiamo letto in Isaia, adesso lo leggiamo anche in Luca. Amen. Luca 4, 18 e 19. Che sono quasi le stesse cose che abbiamo letto nell'Antico Testamento, prima che arrivasse Gesù nella terra. Dice Luca 4, versetto 18 e 19, dice la sua parola: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare il povero, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Gloria sia al Signore. Non è la stessa cosa che abbiamo letto prima? Amen. Amen. Perché la parola del Signore si doveva compiere e è stata già annunciata nell'Antico Testamento prima che arrivasse Gesù nella terra. È stata confermata ancora di più nel Nuovo Testamento, quando già Gesù era venuto. Amen. E vediamo qua che ci sono 5 ragioni in questo versetto che perché Gesù è venuto qui nella terra. Amen. La prima ragione che lui è venuto qua sulla terra, dice la sua parola, sempre nel versetto 18: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare ai poveri. Qua si sta facendo riferimento non al povero economicamente, sino al povero in spirito, perché ci sono persone povere che sono povero in spirito, perché nonostante la condizione che sono non vogliono sapere niente di Dio. E quella è una persona povera in spirito. Ma sì, ci sono anche persone ricche
molto adinerati economicamente, ma sono poveri in spirito perché vogliono imparare, cercare, avere quella esperienza con Gesù. Amen. Gesù è venuto per queste persone che hanno un spirito povero, che hanno bisogno, che hanno voglia di conoscerlo. Amen. Per la seconda ragione che lui è venuto qua, su questa terra, dice la sua parola: mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri. Liberazione ai prigionieri. Lui è venuto per guarire e fasciare i nostri cuori quando sono spezzati. Quanti hanno passato per questa esperienza di ricevere un momento molto sgradevole che ti hanno spezzato il cuore? Nessuno ha passato per questo momento? Tanti, vero? Però ho delle belle notizie. Gesù è venuto per fasciare le tue ferite. Gesù è venuto per guarire il tuo cuore che ha sido spezzato. Lui lo può restaurare e riparare. Amen. Perché lui ha il potere. Perché lui ha il medico, che non c'è medico in questa terra che può guarire le malattie dell'anima. Soltanto Gesù. Amen. E per la terza ragione che lui è venuto qua in questa terra, dice... Abbiamo letto la seconda, per annunciare la liberazione del prigioniere e il recupero della vista ai ciechi. Il recupero della vista ai ciechi. Sempre lui sta parlando delle cose spirituali, del cieco spirituale. Quando ci sono delle catene, dell'impedimento che ti impedono continuare la vita. Sì o no? C'è volte che le persone perdono il senso della vita. Però Gesù è venuto a rompere tutte queste catene che ti opprimono, che ti stanno ogni giorno con un peso, che non ti lasciano vivere quotidianamente la vita. Gesù è venuto per questo. Amen. La quarta ragione è, dice, per rimettere in libertà gli oppressi. Per rimettere in libertà gli oppressi. Quante persone conosciamo che sono oppressi nella loro vita? Sì o no? In questo momento ci sono tantissime persone oppresse, però Gesù è venuto a cosa? Ad aprire quella prigione e a darti la liberazione. Hai sentito, c'è volte che senti quel desiderio di piangere, quel desiderio di toglierti la vita, e che tu dici: non c'è più speranza per me. No, Gesù è qua, è venuto per dare liberazione a quelli che sono oppressi, per quelli che sono in prigione. Gesù ti può liberare di questo sentimento. Amen. Gloria sia al Signore. Gesù è venuto a aprire quella prigione e a donarti la libertà alla tua vita, perché noi siamo liberi in Gesù, non siamo più schiavi. Amen. E la quinta ragione perché lui è venuto in questa terra è per proclamare l'anno accettevole del Signore. Cosa significa per proclamare l'anno accettevole del Signore? È per darci un messaggio di salvezza. Amen. Lui ha proclamato questo messaggio di salvezza perché tu, io e la tua famiglia potessimo avere quella salvezza e la vita eterna. Perché qua, dopo la vita, dopo la morte, tanti pensano che qua finisce tutto. No. C'è un'anima. L'essere umano siamo tripartito, siamo composto di corpo, spirito e anima. Il corpo rimane sulla terra. E l'espirito ritorna dal Signore che ci ha dato, perché l'espirito è quello che ti fa muovere. Amen? E la nostra anima sarà giudicata. Amen. E lì sarà questa anima o para essere per tutta la vita e l'eternità, essere salvati e vivere con il Signore Gesù per l'eternità, o si perde la tua anima per vivere nell'inferno. Decidiamo noi dove vuole andare la nostra anima. Amen. Gloria sia al Signore. E ci dice anche che attraverso di Lui possiamo avere una vita nuova. C'è una speranza che le porte di Dio stanno aperte per mezzo del suo Figlio Gesù. La unica cosa che tu puoi fare è aprirle le porte del tuo cuore al Signore Gesù e darle, consegnarle la chiave del tuo cuore. Il Signore viene e ti dà quella libertà, quella pace che soltanto Lui
ci dona. Amen. Gloria sia al Signore e ringraziamo il Signore per questo sacrificio meraviglioso che ha fatto per noi. Amen. Che andare in croce senza aver peccato, senza nessuna colpa, Lui ha donato la sua vita per me e per te. Che privilegio. Amen. Che privilegio. E ringraziamo il Signore. Amen. E lodiamo il Signore con questo cantico. E che il Signore possa ricevere tutta la nostra lode, il nostro ringraziamento per tutto quello che Lui ha fatto. Amen. Alleluia. Grazie Signore, grazie, grazie Signore. Non abbiamo parole, Signore, non abbiamo che cosa darti, Signore. Che possa, Signore, pagare quel prezzo, Signore, che tu hai fatto per noi, Signore. Gesù, per il tuo profondo amore, Signore, per il tuo incomprensibile amore verso di noi, Signore, grazie. Si inchinano davanti a te, perché Gesù è lo stesso di ieri, oggi e per lo siglo. Lui è il mio amato, Lui è il più bello, Lui è il più grande, Lui è il che ha fatto il cielo e la terra, Lui è il che governa la mia vita, Lui che conosce il mio interiore, Lui che conosce la vostra vita. Gesù, non c'è un altro. E tutta la terra riconoscono, e tutta la terra adorano, anche non vogliono dire Gesù è il nostro Signore. Ringraziamo Padre, grazie per la vostra presenza. Spirito Santo di Dio, tu sei l'invitato speciale ogni giorno della nostra vita, non soltanto questa settimana santa, è tutto il giorno. Perché il momento che tu hai entrato dentro della mia vita,
siamo una nuova creatura. Il tuo corpo lo ha santificato per essere salvato. Ma ringraziamo il Signore ogni giorno, danno la forza per continuare avanti hasta che tu ritorni, perché tu vendrai a prendere la tua chiesa. Grazie Spirito Santo di Dio, che sei tu che parla la nostra vita, sei tu che fa sempre dire l'indirizzo perfetto per arrivare alla porta del cielo. Abbiamo cantato che soltanto in te abbiamo la speranza, soltanto in te abbiamo il rifugio, perché tu sei mi rocca eterna, tu sei il poderoso di Israele. Per dire la verità, ricordiamo adesso che ti hanno crocifisso Gesù, ma noi non abbiamo visto, ma beati voi che abbiate creduto nel Signore. Ringraziamo di questa generazione che non abbiamo visto, ma abbiamo creduto nella tua parola. Ti ringraziamo Padre, Figlio e Santo Spirito, benedetto in eterno. Amen e amen. Gloria sia al Signore. Benvenuti carissimi fratelli alla casa del Signore. Grazie perché adesso abbiamo la voglia di venire, sentire, ascoltare il consiglio di vita eterna, che questo è per sempre. Salutate uno all'altro, dile benvenuti carissimi fratelli. Grazie perché lo Spirito Santo di Dio ti ha spinto a venire a sentire la parola dal Signore. Tutta la terra te lodano, tutta la terra te ricordano, tutta la terra si inchinano, perché soltanto in Gesù abbiamo questa speranza che è la salvazione, perché siamo adottati. Siamo adottati per essere figli di Dio. Noi non eravamo il suo popolo, ma adesso siamo il suo popolo. Quanto siamo popolo suo? Come possiamo glorificare al nostro Dio? Dandole grazie. Accomodate carissimi fratelli, diamo grazie perché siete qui nella casa del Signore. Oggi ricordiamo tutti che Gesù è risorto. Oggi ricordiamo la risurrezione di Gesù e abbiamo visto quanto ha sofferto per dire la verità. Perciò che dice il Signore, cercate la verità e la verità ti farò libero. Gesù, per dare la nostra salvezza, cosa ha fatto? Ha fatto un lavoro tremendo che soltanto lui lo può fare. E lo ha fatto, e ha compiuto. E adesso è risorto dal cielo, sta guardando a te, a me. E grazie perché il Signore nos mantenga forti sino alla fine, perché sappiamo chi è l'avversario che tratta che tu non sia salvati. Ma grazie a Gesù che ha avuto questo coraggio di venire a cercare, perché nessuno era salvo, ma per la grazia è venuto. Ma non tutti hanno creduto, però grazie a voi e io che abbiamo creduto, e grazie a tutta la terra che hanno creduto, però abbiamo visto persone che parliamo di Cristo e non l'accettano. E lo stesso tempo sta tornando, quando Gesù è venuto a parlare della salvezza, però non tutti hanno creduto. Apriamo nostra Bibbia per vedere che Gesù ha passato tanti momenti difficili. Gesù, abbiamo visto, prima ha entrato a Gerusalemme, l'entrata trionfale. Sapeva che era l'ultimo giorno della sua vita. Ma poi abbiamo visto che è stato tradito, è stato arrestato. Poi Gesù compare davanti a Pilato, davanti a tutte queste autorità, lo hanno investigato. E ma lui ha detto la verità,
ma non hanno creduto. Vediamo qui che ogni anno aveva una tradizione che dovevano lasciare libero uno dei carceri, uno dei prigionieri. Ma stava Gesù e Pilato ha detto: quale di voi voglio che essere libero, Gesù o Barabba? E la gente cosa gridavano? E chi era Barabba? Era un personaggio malvagio. E adesso il mondo sta cambiando a tutti, che a tutto lo malvagio lo stanno chiamando buono. A questo stiamo riferendo, fratelli, che sta tornando la stessa cosa. Tutta la malvagità lo stanno facendo che è buono. E al buono lo stanno chiamando terrorista. Tutto il cambio totale. Ma questo è il tempo che sta arrivando. Che lo dice già nel libro di Timoteo? Dice che vendranno tempi veramente cattivi. Già stiamo nel buon momento. Ma se stiamo noi in questa generazione, non tocca di passare questo momento. Ma questo dice il Signore: non aver paura, afferrati della parola di Dio, che Gesù è con noi. Vedete, la croce è vuota, ha lasciato la sua corona di spine. Loro facevano tutto questo per burlarsi di Gesù, però lui è il vero re. Lui è il vero re del re, signore del signore. Abbiamo visto, poi Gesù è coronato con la corona di spina, burlandosi con un cetro, dicendo: guarda il re. E era il vero re. Poi abbiamo visto che Gesù, quando stava in croce, ha detto 7 frasi, vero? La ultima frase. La prima ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Lui non si lamentava di quello che stava facendo, vero? Perché sta dicendo Gesù che noi stessi dobbiamo fare questi passi che lui ha lasciato. Perciò dice Gesù: imitame a me. Nostra sorella ha detto che veramente Gesù è 100% uomo e 100% Dio. Lui ha sofferto, ha sentito la fame, dolore, tradimento, sentimento, tutto. Ma lui ha vinto, perciò che dice il Signore: questo potere te lo ha dato a te, ha dato a noi, con la potenza di poter passare questo momento difficile. La seconda parola che ha detto quando stava in croce: oggi tu sarai con me nel paradiso. A chi le ha detto questo? A uno dei malfattori. Guarda che avevano tre croci, però la più grande era di Gesù. Perché non hanno fatto uguale la tre croci? Si vede? Tre croci, però una più grande. Perché sapeva che lui era il più grande, è il più grande e il più forte. Perché doveva fare la stessa misura della croce, vero? E lo ha messo in mezzo. E che la gente gritava? No? Se tu sei il re, per credere, scendere di qua. Che altro milagro? Gesù ha fatto tanto miracolo. Ma l'avversario voleva avere un'altra volta. Per poter credere, ha detto: scende di questa croce. E Gesù non ha risposto niente. La terza parola, Gesù ha detto: donna, ecco il tuo figlio. La quarta parola: che maniera di soffrire. Quanto di noi passiamo un momento duro nella nostra vita quando pensiamo che siamo abbandonati? E Gesù ha detto: è lì, è lì. E che stava dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quanto
di noi nos sentiamo in questo momento difficile che sembra che nessuno sta accanto di noi, e il problema ti sta agobiando e ti sta distruggendo? Ma anche Gesù sentiva la stessa cosa. E la quinta parola, osete, cosa le hanno dato a Gesù? Cosa tremenda. Ha detto una sesta parola: è compiuto. E la settima parola: Padre, nelle tue mani rimetto mio spirito. Parte al Padre. La croce è vuota. Allora vediamo il seppellimento di Gesù. Abbiamo la nostra Bibbia nel libro di Matteo 28, 1 e 6. Amen. Lo abbiamo, fratelli? Grazie a Dio. Il messaggio di oggi è la risurrezione di Gesù, che tutti lo sappiamo. Cosa è risorto? E cosa che è? Vivo. Quante persone quando dice: amico, no, te ha visto parecchio tempo. E quando lo ha visto: oh, io pensavo che era morto, dice. Ha aparecido, ¿dónde estás? Libro de Mateo 28, leggiamo del versetto 1 al versetto 6. Mettiamoci in piedi con reverenza a nostro Padre. Voi leggete, io leggo un versetto e voi leggete un altro versetto. Del 1 al 6, il libro di Matteo, capitolo 28. Su parola la leggiamo nel nome del Padre, del Figlio e con l'autorità del suo Santo Spirito. Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Magdalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Il suo aspetto era come di folgore, la sua veste bianca come neve. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Insieme: egli non è qui, perché è risuscitato, come aveva detto, venite a vederti un luogo dove giaceva. Gloria a Dio, non è più morto, è risorto, è con noi. Gloria sia al Signore. Accomodate, carissimi fratelli. Abbiamo letto, dice che vinieron due angeli e la pietra è rotolata e la tomba è vuota. Vediamo, fratelli, la potenza del Signore. Però vediamo che ancora non credevano a Gesù, lo che lui ha detto ai suoi discepoli e anche a tutta la gente: io risusciterò al terzo giorno. Cosa hanno fatto i farisei? Quando lui è al sepolcro, vediamo che quanta gente erano credente per motivo del temore e del miedo, non potevano dire che erano discepoli di Gesù, per il motivo del quale che erano espulsati da sua nazione. Si dicevano che erano credenti di Gesù, erano incarcerati o erano uccisi. Ma qui vediamo, fratelli,
uomo della guardia, un uomo dell'esercito che si chiama Giuseppe Arimatea, ha chiesto il corpo di Gesù in segreto, non diceva a nessuno, per paura, essendo anche autorità. Ma cosa dicevano i grandi sacerdoti? Si riunirono, andiamo a mettere una guardia per vigilare la tomba di Gesù, per che non digan che han venuto después. Viene in suo discepolo, se lo portano il corpo di Gesù, e perché digano che è risuscitato, non credevano. Han mandato un gruppo di guardia a custodire la tomba di Gesù. Ma che serviva questo se il potere è grande di Gesù? Nessuna guardia, nessuna arma è fabbricata contro i figli del Signore, potrà vincere. Qui andiamo a vedere il libro di Giuseppe, capitolo di Giovanni, capitolo 19, 38. Giovanni, capitolo 19, 38. Qui vediamo il seppellimento di Gesù. Qui vediamo un personaggio che era fariseo, era della guardia del fariseo, però loro credevano in Gesù, però tutto in silenzio. Per che motivo, dei fratelli? Perché la paura di essere ucciso e essere incarcerato o espulsato. Dice qua, dopo questa cosa, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in cosa? Per cosa? Per timore di chi è? Guarda, di loro stesso, non che stavano in altra nazione, di loro stesso, ma in segreto per timore del giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù, e Pilato glielo le permise, e le dunque venne e prese il corpo di Gesù. Perciò, fratelli, quanto credente ci sono, però per la paura di essere espulsato. Chi governava in quel momento al popolo di Israele? L'Imperio Romano. E guarda che essendo loro stessi non avevano autorità in su terra, perché? Perché? Per il motivo del peccato, altro lo stava governando. Chi governa tu casa? Tu stesso, no? Che succede se viene un altro che viene a vivere con te e che comanda lei tu casa, non tu? Come ti senti tu? Così il Signore ha mandato, perché? Per il motivo del peccato. Non puoi governare tu propria casa. Chi stava governando Israele? L'Imperio Romano. A chi aveva temore loro? All'Imperio e anche agli stessi giudei. Sta dicendo qui, era discepolo di Gesù, ma in segreto, per timore di chi? Del giudei. E vediamo un altro uomo potente, ricco, e che era, apparteneva al gruppo dei farisei, però che cosa fa? Questo uomo va di notte donde Gesù a dirgli: Signore, come può essere salvo? E Gesù le disse: deve nascere di nuovo. Perché va di notte? Perché nessuno lo guarda, va in segreto. E l'altro versetto, chi è questo uomo? Nicodemo. Chi è questo uomo? Che precedenza era andato da Gesù. Di notte venne anche egli portando una mistura di mirra, di aloe, di circa 100 libbre. Chi era questo uomo? È lo stesso libro, andiamo a vedere il capitolo 3. Grazie, sorelle. Vediamo perché lui va di notte, che non sia visto per nessuno. Capitolo 3, versetto 1, leggiamolo, e il versetto 2.
c'era tra i farisei un uomo chiamato uno di chi è? Capi dei giudei. Chi chiama tu capi? La piramide fuerte, los grandes, ¿verdad? Allora Nicodemo era un uomo importante. Che fa? L'altro versetto. Questo uomo dice, egli viene di notte da Gesù e le dice, che cosa le dice? Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Sapevano! Però non tutti volevano riconoscere, ma grazie a Dio che uno sì lo sapevano, ma per conoscere questo uomo è da Dio, perché guarda che nel seppellimento lui porta profumo a Gesù. E le dice, Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questo miracolo che tu fai se Dio non è con lui. E allora sapevano bene, e perché gli altri farisei chiedevano ancora miracolo. Quando Gesù Cristo era in croce, che le ha detto? Per credere, scendere da questa croce. Ma qui vediamo che uno dei giudei ha creduto in Gesù, però tutto era in segreto, nascosto, per paura. Torniamo al libro di Matteo. Allora vediamo benissimo, fratelli, che nel seppellimento. Ora, il sepolcro sigillato e custodito. Guardi cosa hanno detto questi farisei. Libro di Matteo 27, 62. Andiamo a leggere al 66. Il libro di Matteo 27, 62. Leggiamolo attentamente, iniziamo a comprendere. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione del capi del sacerdoti e i farisei, si riunirono da Pilato dicendo, cosa? Perché questo raduno? Ogni raduno è per un proposito, vero? Perché siamo radunati qui alla casa del Signore? Conoscere di più. Allora, questo, se hanno fatto un raduno, perché? Con quale proposito? In cambio, il fariseo, con quale proposito si hanno riunito? Guarda che già era ammassato, già, e ancora continuano con questo. Il versetto 66 che stiamo dicendo, ordina dunque che il sepolcro sia, che cosa? Sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché il suo discepolo non vengano a rubarlo e dicano al popolo, è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Non lo credevano. E guardi come stava già loro pensando, riuniamolo e mettiamo guardia perché non succeda questo, perché stava dicendo che già lui aveva parlato di che è risorto al terzo giorno. Loro già si stavano preparando con la guardia. L'altro versetto, Pilato dice a loro, avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete. Continuiamo a leggere. Essi andarono a assicurare il sepolcro sigillato, la pietra mettendole della guardia. Questa pietra era coperta, vero? Ma che nessuno la venga a aprire, che questa pietra, fratelli, nessun uomo, uno solo non poteva, che era pesante, bisognava 6-7 uomini per aprire questa pietra. L'altro versetto,
Sì? No, cominciamo primero il primo, il 62, no? Il 64, sì? Il 65, Pilato le dice, avete la guardia. Allora, il 66 le sta dicendo che già pusieron la guardia. Tutto? Però che succede, fratelli? Al capitolo 28, versetto 2, iniziamo a vedere. E qui siamo a vedere che dove sta la forza dell'uomo, dove sta l'arma dell'uomo, non serve a nulla, fratelli. No, dice, io mi compro una pistola per liberarmi, che nessuno mi robe. Se possibile, la tiene sotto il cuscino così. Guarda lo che passa qua. Ed ecco se fece un gran terremoto perché un angelo del cielo, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra, sedette sopra, abrió la pietra. E l'altro versetto. Il suo aspetto era come di fulgore. E la sua veste bianca come neve. Chi era questo personaggio? Gesù. Dove era la guardia? La guardia stava lì, vero? E l'altro versetto. Però lo spavento che ne ebbero. Le guardie tremarono, rimasero. Dove sta la forza? Dove sta? Tu arma, dove sta? Vediamo, fratelli, noi non siamo niente. Guardati l'uno all'altro, siamo polvere. Non te creas orgoglioso che io sono fuerte. Ay, mi hago ver, io sono apellido tal. Vas a ver lo che va a passare. Non siamo niente. Dove sta la guardia? Dove sta il poder? Dove sta l'arma? Quedaron come? Morto. Pero ¿qué cosa hanno pensato quando hanno visto la mano di Dio? Il versetto 11 al versetto 15. E guarda. Mentre quelli andavano, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Che cosa? Si vede, fratelli, che il suo potere non ha servito nulla. Essi radunatosi con gli anziani e tenuto consiglio diedero una forte. Si vede il soborno. Cosa lo hanno detto? Perché? Che le hanno detto, guardi, no, non possiamo fare nulla. Vino un terremoto, abbiamo visto una cosa meravigliosa, abbiamo quedato come morte. E allora che hace? Allora tu dirai questo, toma, a ognuno, non dica niente. E l'altro versetto? Dite così, che cosa le sta dicendo? Leggiamolo insieme, 1, 2, 3. A la guardia che serve? Te pagano per che dorma? O per vigilar, dígame. Questa menzogna se lo crede il mondo? Il mondo se lo crede, ma tu e io non lo crediamo. Perché guarda, dice, dite così, e i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormiva. E che cosa già stava avvertendo? Prima, quando stavano radunati, pongamo guardia, para che non venga su discepolo di notte, se lo robi e poi digan, ah, resucitato. Era logico, la guardia stava lì, ma adesso stanno sobornati para che diga. L'altro versetto che dice... E se mai questo viene alla orecchia del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. Continuiamo l'altro versetto. Essi presero il denaro, cada uno già.
Recibe la istruzione ricevuta di quello che seria dice stata divulgata. Guarda, e quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino al giorno di domani. E il mondo se lo ha creduto, ma tu e io non l'abbiamo creduto, vero? Perché la potenza di Dio nessuno può vincere. Perché, fratelli? Perché qui vediamo, fratelli, Gesù Cristo è venuto con una missione e l'ha compiuto nella croce. Lo hanno cercato nella tomba, ma non lo hanno trovato. Perché non lo hanno trovato? Perché lui è spirito. Lui è immortale. Nella tomba di Cesare, dalle ossa di Cesare. Nella tomba del Buddha, sta le ossa del Buddha, vero? Nella tomba di Erode, sta le ossa di Erode. Ma nella tomba di Gesù non c'è nulla, è vuota. Gloria a Dio, guarda, perciò che sta qui, Gesù Cristo è risorto nel cielo e adesso interviene per noi e viene a prendere alla Chiesa quando il tempo che già sta scritto. Siete preparati, fratelli? La croce è vuota, la corona è lasciata lì. Allora diamo grazie a nostro Dio che è venuto a fare un lavoro grande per salvare tua vita, liberarnos dal peccato, liberarnos dalla morte spirituale. Adesso possiamo cantare e glorificare il suo nome. Gesù è risorto, perciò che tu e io dobbiamo stare al piede della croce. Io sarò ricevendo la grandezza del tuo amore. Fratelli, che meraviglioso. Vediamo quanta menzogna l'enemico fa para che tu non creda. Come hanno ingannato, hanno sobornato alla guardia per ingannare al mondo. Gesù è risorto. Una pietra è rotolata per il stesso angelo. Qui vediamo, fratelli, il versetto 1 del capitolo 28. Perciò che chi è stato prima di andare al sepolcro? Le donne. Dice, dopo il sabato, verso l'alba, il primo giorno della settimana. Qual è il primo giorno della settimana? E chi cambiò questo? E tutto noi diciamo, è lunedì il primo. Oggi, sabato, passò ieri. Oggi, dopo il sabato, verso l'alba, il primo giorno della settimana, Maria Magdalena e l'altra Maria andarono a vedere al sepolcro. Il versetto 7. E andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete, ecco ve l'ho detto. E quello se ne andarono in fretta dal sepolcro per spavento e grande gioia. E cosero annunziarlo al suo discepolo quando, ecco, Gesù si fece loro l'incontro dicendo, vi saluto. Essi avvicinatosi li strissero il piede e lo adorarono. Allora Gesù le disse a loro, non temete, andate e annunciare ai miei fratelli che vado in Galilea, là mi vedranno. Perciò, fratelli, che Gesù, dal momento che è risorto, non è andato al cielo. È rimasto con i suoi discepoli 40 giorni. Perché già Gesù è glorificato, si mostra, perché un spirito non si vede, vero? Però Gesù è risorto con il suo stesso corpo, si presenta ai suoi discepoli con il suo corpo glorificato. Il buco delle mani del chiodi che le hanno fatto, il buco della costola qui. E quanto invece uno crede e l'altro non crede? Perciò che dice il Signore, le dice a Tomas,
tu per credere voglio vedere. Quanta persona dice no, io sigo a Gesù, sì, la mia mamma non si sana, o sì, mi fa questo miracolo, allora io seguirò a Gesù. Tanta testimonianza io sento che dice sì, io sto aspettando, se la mia mamma è guarita di tal cosa che tiene, ahí lo sigo. Estamos como el fariseo que dice fa un miracolo, scende de questa croce per credere si veramente sei figlio di Dio. Noi non lo abbiamo visto, y gracias a Dios que habíamos creduto. Perché? Perché la sua parola è viva. La parola inscrita in questo libro è ispirata dal potere del suo Spirito Santo, perciò che la parola è viva. Uno dice no, io in mia casa tengo il Salmo 91 aperta e già se mi protegge. La Bibbia sola non parla, fratelli. Se tu la leggi te parla, vero? No, dice ahí me protegge, io la tengo ahí vicino del letto, ahí sta la Bibbia aperta. E la lee? No. Ay, Señor, que tenga misericordia, ¿no? Es que son tantas tradiciones que la gente dice, no, pongo una sábila a la entrada de la puerta que eso me protege. Una cinta roja, estamos a posto. No, pon en la puerta una herradura, ahí ningún, todos los demonios se van. Señores, y no tiene a Cristo en el corazón. Tante cosas, ¿verdad? Al niño cuando nace pone la cinta roja en unas pepas que hermano aquí le ponen un poco de collares. Para el ojo, ni sé cómo dice, no. Tantas tradiciones, hermano, que el Señor tenga misericordia. ¿Cuántos de nosotros en vez habíamos hecho esto cuando lo conocíamos a Cristo? ¿No? Unas pepasas ahí en las manos. O ponte acero en los dedos, todos cubiertos de acero, que ahí protege según ellos el maligno. ¿Y quién te manda esto? Los propios dragones. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Porque muchos testimonios he sentido de cuántas personas que de esta estragonería han sido liberados. Pero el Señor tiene misericordia de todos, hermano. Porque el Señor nos ama. Solamente quiere la disponibilidad de nosotros para acercarlo. La voluntad de seguir a Jesús. Cierto que seguir a Jesús debemos renunciar a tantas cosas. Tantas cosas. Ma Cristo dice, venite tutti quelli che vogliono seguire. Vediamo qui, fratelli, che nel sepolcro di Gesù hanno messo guardia per custodire il corpo di Gesù. Nessuno ha potuto contro Dio. E perciò che abbiamo il nostro Dio, il potente, il Signore, quando tu inicia a cercarlo en espíritu y en verdad el Señor opera dentro de la tua vida. Noi dobbiamo credere veramente que el Señor es. El Señor ha fatto el lavoro, el Señor ha fatto tutto per me, per te. Noi dobbiamo credere en la promesa que ha lasciato. ¿Tú lo crees, fratelli? Guarda que la guardia es sobornada. ¿Cuántos sobornaron a Jesús para que den falsos testimonios? Para llevarlo a la croce. E quanto non te preoccupare se te tradiscono a te, ma noi dobbiamo veramente avere un cuore di Gesù per perdonare quanta offesa ci sono. Che il tuo cuore non si dañe mai, che il tuo cuore sempre rimani fedele al Signore. Perché solo in Cristo abbiamo la salvezza. Cosa le succede a queste persone che hanno fatto male a Gesù? Che cosa le avverrà? Andiamo al libro di Apocalisse, capitolo 1, versetto 2 e 4. Amen. Lo abbiamo, fratelli? Chi non può leggere, fratelli? Apocalisse capitolo 1, versetto 2 al 4. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza del
Alleluia. Chi sta dicendo? Il versetto 2. Egli ha testato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Guarda, beato chi legge, non è che dice no, io la tengo la Bibbia così mi protegge. Che sta dicendo qua? Leggiamolo insieme, 1, 2, 3. Beato chi legge e beato chi ascolta le parole di questa profezia e fanno tesoro nelle cose che vi sono scritte, perché il tempo è lontano. Il tempo è? Che aspettiamo, fratelli? Il tempo è vicino, non aspettare, no, ancora sono giovane. O come quindi dice uno, no, il giorno sta virgine ancora, sta presto. Tu non lo sai mai che può succedere. No, uno dice, no, il Vangelo è per vecchio, io sono giovane. 15, 20 anni, no. Ma chi sta dicendo il Signore? Giovanni parla la visione che ha visto alla sette chiesa, che sono in Asia, grazie a voi, pace con lui che era e che viene dai sette spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimonio fedele, il primogenito del morto, il principe del re della terra. Fratelli, oggi abbiamo un digiuno, vero? Perché si fa il digiuno? Noi dobbiamo veramente fare tremare questa carne. Perché quante volte si mangia nel giorno? Dipende, uno mangia 3, 4, 1, 2. Invece perché non c'è, uno non mangia nulla. Però non è perché il Signore non voglio dare. Perché facciamo il digiuno? Gesù ha fatto il digiuno. Quanto giorno ha fatto il digiuno Gesù? Ma ricorda che Gesù era 100% Dio, 100% uomo, allora l'ha fatto. E noi invece un giorno già stavamo che bostezziamo. La bistecca se te passa por delante. È il giorno che più fame ti dà, vero o no? O un digiuno, eh? E hay giorni che non hai si digiuno, vieni a prendere il caffè, no, lasciale stare. Però il giorno di digiuno, già desde che stai in la cama, già stai mueleando ahí. Te viene la tentazione, è tremenda, hermano. Ma lì, fratelli, noi sacrificiamo la carne. Digiuno, oh, pastore, otra volta. Ogni giorno di preghiera, oh, mi dà sueño. Però diga, vamos a entrenar un film, te vas primerita a coger puesto al cinema. Vemos cómo la carne no le gusta, ¿no? La carne no le piace. ¿Cuánta gente se ve en la testimonianza que no han mangiado nulla, que son persas en el mar, más se sustentaban con la pioggia que cadevan y no son muertos? Porque lì, en el momento de la preoccupazione e il spavento, tu a chi acclama? Al nemico o a Dio? Todo ateo che dice, no, creo in Dio, in ese momento un terremoto, ¡ay, Dio! En el momento cuando la guardia estaba ahí, dice, la terra tremava y la guardia, ¿dónde está la bravura de la guardia? ¿Es su arma? ¿Por qué no dispararon? Cayeron como muertos. Vemos, hermanos, con Cristo el poder de Dios, el más poderoso. Es el mismo que está en ti, el que está en mí. Y damos gracias, fratelli. Jesús es risorto. ¿Y cuánto está hablando? ¿A cuántos necesitamos de Jesucristo? Jesucristo vive
en tu corazón. Dile que está vecino, Jesucristo vive aquí. Y el que no está en su corazón, dile, necesito que Jesucristo venga y viva dentro de mi corazón. Porque Él es el que me fa recordar, es Lui que me fa svegliar, es Lui que me fa pregar, es Lui que me fa ver el temor. Pero el enemigo está diciendo, no, ahora se está hablando mucho de la tierra, de la forestación, porque aquí es todo, no c'è inferno, no c'è paradiso, aquí es todo, godete de la vida. ¿Y de dónde viene esta menzogna? ¿Ma por qué vino Jesús? Si todo está escrito acá. Andiamo a vedere il libro di Giovanni, capitolo 5, versetto 39. Del 39 al 47. Amen. Lo abbiamo, fratelli? Libro di Giovanni, capitolo 5, versetto 39. Più avanti. Voi investigate la scrittura. Perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, essa sono quelli che rendono testimonianza di me. Fratelli, se tu e io non investigamo la scrittura, non siamo niente, soltanto ascoltiamo. Come sappiamo se veramente non stanno dicendo la verità? Ascolta la scrittura. Leggiamola un'altra volta, che dice il versetto 39? Voi investigate la scrittura, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, e essi sono quelli che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per aver la vita? Io non prendo la gloria degli uomini, ma so che non avete il temore di Dio in voi. Non avete l'amore di Dio in voi. Io so, dice, io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete. È quello che sta arrivando, fratelli. L'anticristo verrà a sedersi del posto dove era seduto il Signore. E questa è l'abominazione più grande. Perciò che dice Gesù, a quelle sì le va a credere, perché l'enemico va a fare molto miracoli, la gente le va a credere, fratelli. Dobbiamo stare attenti di che miracolo siamo guariti, perché Satana fa questo per ingannare. E l'altro versetto che dice qua, il 44, come potete credere voi che prendete gloria d'uno e l'altro? Non cercate la gloria che viene da Dio solo. Non crediate che io sia con Lui che vi accuserà davanti al Padre. C'è chi vi accusa è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se credete a Mosè, credete anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alla mia parola? Vediamo, fratelli, che Nicodemo, quando è andato di notte andando a Gesù, ma perché ha creduto Nicodemo? Perché ha visto tanto miracolo che faceva. E questa parola che penetra in noi, perciò fratelli, noi abbiamo visto questo momento magnifico che Gesù ha fatto, però ha lasciato lo Spirito Santo che è come che tuviese a Lui. Perché lo ricordiamo come la tua mente quando inizia a leggere, già tu ti immagina come è l'atto che sta succedendo, vero? Perché fanno il film sopra una storia di persone che hanno successo? Perché la storia che sta narrando, loro lo stanno facendo come sta scritto. E perciò sta dicendo il Signore qui, il versetto 39, voi investigate la scrittura
perché pensate di aver per mezzo di essa vita eterna, e essa non quelli che rendono testimonianza di me. Quelle sono le che tu e io, in questo momento che stiamo leggendo, vediamo come il Signore attua con su poder, distrugge l'enemico, con su poder andiamo avanti. E Cristo è nella nostra vita. Oggi la resurrezione di Cristo. Oggi ricordiamo che Gesù Cristo ha fatto, sono 2023 anni che ha passato questo. E lo ricordiamo come se fosse ieri. Oggi siamo qui nella casa del Signore per ricordare ogni cosa che Gesù ha fatto nella nostra vita. Ricordiamo, fratelli, ni il mare ha fermato a Mosè, né Goliat ha fermato a Davide, né la morte ha fermato a Gesù. Nessuno ti potrà fermare il proposito di Dio, ma nella vostra vita vive Cristo dentro il nostro cuore. ¿Cuántos creen en la parola del Señor? ¿Cuántos sappiamo que la palabra de Él es viva? ¿Cuántos sappiamo que Cristo vive en noi y Lui es que fa vedere cómo estamos caminando? El Espíritu Santo te guida cuando te está diciendo en la mente, tú vuelves a andar, a desviarte. El Espíritu dice, no, no. Mas tú dices, Señor, gracias porque su Espíritu me guida. E quante, perciò che dice il Signore che il piede è che porta alla maldà. Perché sono los pies che ti llevan, vero? Se hai un acontecimiento allá, voy a vedere. Sei tu stesso che vas, no? Però tu dice no, no vado. Per vedere in questa riunione te pueden robar, te pueden... Pero el Espíritu te habla internamente. No vayas, quédate. Pero si no tenemos quien nos guíe, tú te vas donde quiera, no hay temor. Mas sabemos, fratelli, que las cosas engañadoras no son cosas buenas. Son distracciones del mundo que nos trae problemas. Y después vamos a estar llorando. Pero si somos hijos de Dios, el Señor sabe en el momento que tiene misericordia de ti. Y damos gracias porque si estamos aquí en pie es porque Él ha querido. ¿Y cuántas personas todavía están en como la onda del mar? Un día sí, otro día no. Un día están enfocados, gloria a Dios, aleluya. Ese día quiere hacer todo. Al otro día se le fue. Se le fue el entusiasmo, se le fue la joya. Ma a questo che viene l'enemico a quitarte tutta la voglia di seguire a Gesù, perché l'enemico quiere apagarte la fiamma del Spirito Santo. Ma quanto abbiamo la fiamma accesa ancora? Non permitas che l'enemico venga a apagar tu fiamma di salvezza. Cristo ha dato tutto per liberare la mia vita. Quando vediamo, fratelli, nel libro di Atti, nel libro di Hechos, vediamo, fratelli, che quando Hechos, però antes di passare al Hecho, ahí sta vicino il libro di Giovanni. Capítulo 21. Cuando Jesús ya se presenta a sus discípulos, ya glorificado, y poi ya Jesús está próximo a partir al Padre, ¿qué cosa han fatto sus discípulos? Ya Jesús no estaba, dice, y allora torniamo a far lo que eran prima. E quanto di noi, fratelli, invece, nosotros veniamo alla casa del Signore, se non sta il principale, dice, oh, no, no vado.
Cosa è successo quando Mosè, il Signore lo ha portato al monte a pregare? Quanto giorno non era Mosè davanti alla presenza del popolo di Israele? 40 giorni. E che cosa hanno detto le persone? Mosè non c'è. E allora che facciamo? Vogliamo vedere qualcosa, perché la gente vuole vedere, fratelli, per inchinarsi. Hanno fatto un becerro d'oro, vero? E il Signore le dice: Mosè, torna, perché la gente si sta sviando. La gente vuole vedere qualcosa. La gente hanno creduto a Mosè e non hanno creduto a Dio. Tu vieni alla casa del Signore a vermi a me? No, tu vieni a sentire la parola di Dio. Noi siamo nulla, siamo servitori di Dio. Ma che è successo qui ai suoi discepoli? Già Gesù è morto, è risorto. E loro dicono: ma adesso già non sta, che facciamo? Tornarono a fare l'opera che era prima. Cosa le ha detto Gesù a Pietro quando lo ha chiamato? Che stava facendo Pietro? Pescando, no? E che le dico Gesù quando lo ha chiamato? Ma non sarete più pescatore di pesce, sino pescatore di anima. E qui vediamo il libro del 21, libro di Giovanni, 15. Dice: quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simon de Giovanni, mi ami più di questi? Perché il Signore se le presenta? Le dice: di qual di queste le sta dicendo? Gesù le dice: Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Di che cosa le stava dicendo Gesù? Ama más el trabajo de lo que estás haciendo que de cuidar mis ovejas. Él le ripose: sí, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù le dice: pasci i miei agnelli. Pietro dove stava facendo? Che cosa stava facendo? Tornò al lavoro che era prima. Perché già Gesù non sta. E dice: allora non vamo a seguire nessuno. Gesù già è entrato dentro il tuo cuore, vero? Noi dobbiamo seguire, e sappiamo il regolamento che già nos ha insegnato. Entonces il Signore le dice a Pietro: tu amas più a me che queste? E lui rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù le dice: pace ai miei agnelli. All'altro versetto. E Gesù di nuovo, una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? E le rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù le dice: pastura le mie pecore. Ma le dice un'altra volta, l'altro versetto, e le dice una terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: mi vuol bene. E le rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù le dice: pasci le mie pecore. Continuiamo a leggere. Oh Signore, in verità ti dico che quando eri più giovane ti singevi da solo e andava dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti singerà e ti condurrà dove non vorresti. Che stava dicendo? Adesso che tenemos il corpo animo, vamo onde quiera, no? Se ti dica: no vai, sorella, no vai. Io me mando, me voy, te va. Ma quando sta vecchia già non possiamo, hermano, no. Tiene che llevarte a altro, vero? E perciò che sta dicendo. E io ricordo quando mis padres estaban già di avanzata età, però erano bien. Ellos caminaban bien y decían: papà, vamos a vivir a mi casa. Ya. Para que tú ya no hagas. Tú sabes que los papás, mi papá tenía unos terrenos
Y ellos, usted sabe que en el campo les gusta tener sus animales y a ellos les encanta divertirse con sus animales. Ya dije eso, no, yo estoy habituado. Viene, se estaba solamente una semana y se iba. Entonces, le decíamos después, usted sabe que los años caen y los años pesan, ya no son los mismos, que aunque ellos no quieran, tienen que ir. Porque los hijos tienen que llevarlos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, Jesús? Cuando el Espíritu Santo de Dios gobierna dentro de tu vida, la carne ya no te comanda, te manda el Espíritu. Aunque la carne no quiere, mas el Espíritu dice, va, porque tú eres hijo de Dios. Amén. Y damos gracias, aquí estamos para someter a la carne y obedecer al Espíritu Santo de Dios. Mas el Espíritu está diciendo, vamos a adorar a la casa del Señor, vamos. Y la carne dice, no, hoy es Pascua, descansemos. Todos los días he trabajado y descanso. Mas la carne te está diciendo, mas el Espíritu dice, va, glorifica. ¿Cuál lo está diciendo? Cuando será y vecchio, extenderá y le tu emani, y un otro te ciñerá y te condurrá, donde no borreste. ¿Qué cosa ha fatto Pedro? Pietro, cuando lo ha negado a Jesús, aveva paura. Ma cuando ha avuto lo Espíritu Santo, no aveva paura. Le ha detto en faccia, ustedes mataron a Cristo. Prima no diceva quello, perché? Perché aveva paura di essere espulsato, ucciso o incarcerato. Ma loro erano incarcerati, ma lì cosa il Signore ha fatto? Cosa meravigliosa. El versetto 24. Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose, che ha scritto in queste cose. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Ora vi sono ancora molto altre cose che Gesù ha fatto. E se scrivessero a una, penso che il mondo stesso no potrebbe contenere il libro che se ne scrivessero. Qui sta scritta soltanto la essenza di quello che Cristo ha fatto. Gesù Cristo ha fatto tante cose, però non stanno scritte perché non entrarían in un libro. Sería un libro inmenso así. Más aquí está escrito la esencia. ¿Por qué Jesús rimane 40 giorni con sus discípulos ya preso de su cuerpo glorificado? Atti 1, versetto 2 al versetto 6. Mettiamoci in piedi, fratelli. Damole grazie a nostro Dio. Dice el versetto 2, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo di aver dato mediante lo Spirito Santo della istruzione agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Guarda che lui ha rimasto 40 giorni con loro, si presentò perché loro non le credevano, già si presentò direttamente a insegnarle. E trovandosi con esse ordinò a loro, il versetto 4, di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attenzione della promessa del Padre, la quale egli disse, avete udita da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo. Fra non molti giorni, quelli dunque che erano riuniti, le domandarono, Signore, in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele? Il Signore le rispose. Le rispose loro, non aspetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Versetto 8, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme,
en tutta la Giudea e Samaria e fino alla estremità della terra. Versetto 9. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare nel cielo. Gloria, damos gracias. Tu ritornerai, Gesù, tu ritornerai così come te l'ho visto. Oh, grazie Padre, perché tu hai compiuto un lavoro grande. Ma ringraziamo Padre perché tu hai lasciato lo Spirito Santo di Dio, che è quello che guida la nostra vita e benedice tutta la terra e benedice a tutti fratelli, a tutti che credono nel Signore, e a tutti quelli che non credono il Signore c'è la speranza. Gesù Cristo sta chiamando ancora, perché Lui tornerà a prendere la sua Chiesa, tutti quelli che compiono questo lavoro immenso del seguire a Gesù, perché tu torna nel nome di Gesù. Benedice grandemente, tu sei con noi, Gesù. Oh, gloria, è il piede della croce, la croce è vuota, ha dato tutto per me. Oh, Santo, Santo di Israele, tu vieni con noi, ti amiamo, Signore, ti chiediamo perdono, Padre, perdonaci. Non siamo qui perfetti, ma tu ti hai perfezionato la nostra vita. Oh, gloria, Santo di Israele, odiamo il Signore. Rapirà e saremo con lui per l'eternità. Gloria sia al Signore. La croce io andrò contemplando la grandezza del mio cuore. Al posto mio risuscito.